Il lavoro è sempre nato da un'esigenza della vita. Se poi oggi questa esigenza si dissolve in una programmazione di provenienza diversa dalla diretta esigenza di vita, bensì da una preferenza per variazione di componentistica, come ad esempio l'attuale programmazione politica volta a incrementare l'informatica, il funzionamento va a disequilibrarsi e possono crearsi successioni di condizioni di forzamento del funzionamento. Il popolo che riesce a gestire le innovazioni tecnologiche rendendole ben integrate nell'equilibrio del funzionamento, cioè riuscendo a ben gestire il cocktail di positivi e negativi, bada bene, nella bipolarità senza preferire la monopolarità. È un popolo intelligente e meritiero di supportare la vita. Ma il popolo che voglia si ritenere insufficientemente dotato di potenza archiviatoria di memoria, per cui volge ogni sua funzione grossolanamente nella direzione del solo accumulo di profitti, interpretando ciò come positività pura e onnipotente, è destinato a far solo guai, perché non ha ben composto di equilibrio bipolare i suoi fini. Oggi il vivere dell'uomo scoppia di istituzione di modi, forme, accessori che non sono più esigenza di vita, bensì pura componentistica architettata per inserirsi forzatamente nei costumi di vita ai fini di un globale profitto, su cui tutti poi pretendono di zupparci le mani, imprenditori, consumatori, governo, eccetera. Questi errori sono il semplice frutto di scelte orientative praticate dall'uomo nel corso della sua esistenza, che inconsapevolmente ha formulato comportamenti nell'approssimativa tendenza a conseguire il miglioramento, senza consapevolizzare che il funzionamento è composto dal cocktail di positività e negatività, dal bianco al nero, dal bello al brutto, dal morbido al duro, da buono e cattivo. Poi sono le varie dosature di opposti a dare quel prodotto equilibrato, come le varietà di prodotto daranno il nome al cocktail.